Applauso. Ascolto, informazioni, aiuti. Dopo Mondavio, anche in piazza Bartolini a Mondolfo è stato inaugurato un nuovo punto unico di accesso sociosanitario, il cosiddetto PUA. L'ambito territoriale sociale 6 continua infatti ad aumentare i servizi nel territorio di riferimento, mettendo al centro i bisogni di salute e di benessere dei cittadini. Grazie a una collaborazione con il distretto sanitario di Fano sarà possibile garantire più risposte tempestive ed efficienti. Una rete di servizi che può essere davvero a disposizione soprattutto delle persone più in difficoltà, anziani, non autosufficienti, disabili, insomma tutte le situazioni più difficili, che possono essere affrontate con una risposta integrata, più articolata, che riguarda sia gli aspetti sociali, sia gli aspetti sanitari, ma anche quelli sociosanitari. Questo è un modo appunto per costruire in maniera capillare su tutto il territorio una presenza significativa che possa dare risposte davvero a chi è più fragile, chi è più in difficoltà. Nel nuovo PUA sono presenti l'assistente sociale dell'ambito e l'operatore sanitario che accoglieranno non solo i cittadini di Mondolfo, ma anche quelli dei comuni confinanti di San Costanzo e Monteporzio. Gli utenti possono ottenere risposte sugli assegni di cura, sul servizio di assistenza domiciliare, sui contributi per la disabilità gravissima, dimissioni dagli ospedali e inserimenti in strutture residenziali e diurne. Io nella mia testa da molto tempo ho anche un punto unico d'accesso allargato che inglobi anche il medico di medicina generale. Che il cittadino può andare al punto unico d'accesso a livello del comune, dei medici, di medicina generale e quant'altro, in maniera tale che l'80% delle risposte gli vengono date. Nel mese di agosto è aperto al pubblico previo appuntamento il mercoledì dalle 10 alle ore 13 e poi da settembre si amplierà con l'apertura anche al giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Il ringraziamento lo facciamo all'ambito, a tutti i miei colleghi sindaci che fanno parte dell'ambito, all'ASUR per questo importante progetto che amplia ancora di più i servizi che ci sono qui all'interno della Casa della Salute, che sarà oggetto anche a breve di lavori relativi all'ampliamento.